Buon pomeriggio a tutti dal vostro Nicola Lucia. Che fatica, non ce l'ho fatta più quasi. Dopo 4 ore e 3 minuti, Novak Djokovic, il primo campione del Circus Tennis Grande Slam 2020, ha battuto con una super rimonta Dominic Thiem. Appunto, con una super, e dico super rimonta perché Djokovic aveva aperto la partita vincendo il primo set per 6 a 4. Poi Dominic Thiem si è rifatto alla grande, secondo e terzo set 6-4, 6-2. Djokovic invece si è portato come tutto il suo bagaglio tecnico e quant'altro ci vogliamo mettere sulle spalle. Nel giro di un'oretta e mezza quasi ha vinto il quinto set tie break 6-3 e 6-4, appunto, aggiudicandosi il primo grande torneo slam della stagione 2020. Vittoria di Djokovic che, seppure era molto favorevole, 1-25-1-26, ma se l'è sudata e come. Quindi grandi complimenti ad entrambi, perché anche io nel vederla la partita mi sono divertito. Ovviamente non l'ho vista tutta tutta, l'ho vista a sprazzi, più ho seguito il live score, quindi niente, che si può dire? L'Australian Open 2020 passa in un archivio, ci saranno anche altri grandi slam, ci sono in corso altri tornei ATP come in India e in Argentina. Marco Ra quest'oggi pare in India ha superato il turno, il nostro italiano. Quindi concludo, appunto, ribadiamo, Novak Djokovic vince il primo Grande Slam della stagione tennistica maschile 2020, battendo in super rimonta sotto 2-1 contro Dominic Thiem, vincendo per 3-2. Ci vediamo tra un po' per il Super Derby, che tra un pochino si concluderà femminile di calcio tra Milan e Inter. Ciao!